Comprare frutta e verdura di stagione direttamente da chi l'ha coltivata e raccolta è un piacere che per molti ormai è diventato una consuetudine irrinunciabile, grazie alle associazioni di categoria che assieme ai loro associati organizzano mercatini di produttori locali. Per i consumatori attenti alla costante ricerca della miglior qualità al giusto prezzo, questi mercatini presenti nelle città rappresentano l'eccellenza, consentendo loro di acquistare prodotti freschissimi senza doversi sobbarcare piccoli viaggi per raggiungere il luogo dove il produttore ha l'azienda. A Fano, oltre che in Piazza degli Avveduti, il Pincio è da sempre il luogo dove i produttori allestiscono il sabato i loro gazebo, ma dal prossimo sabato, prima per la Fano dei Cesari e poi per i lavori di ristrutturazione del Pincio, dovranno spostarsi nella via dei Ciliegi, la rinnovata e bellissima via Garibaldi. È una bella via anche quella che abbiamo noi riqualificato nel 2016, quindi cerchiamo anche di dar vita, di rivalorizzare quel tratto di strada. Quindi siccome sono mercatini, diciamo, di qualità, di produzione, di produttori che vendono beni di propria produzione, di stagione, quindi è anche un mercatino ricercato. Altro mercato che dobbiamo riallocare è la Fiera dell'Antiquariato. Adesso la prossima domenica sarà qui, dal mese di agosto sarà tutta nel centro. Dobbiamo dire con certezza che la città di Fano, anche l'amministrazione comunale di Fano che sono susseguite, hanno avuto un buon rapporto con Campagna Amica. I cittadini lo testimoniano con la frequenza settimanale nei nostri mercati e il nostro progetto per dare ossigeno e vita alle produzioni locali che sono delle eccellenze territoriali e che non possono competere con la mondializzazione dei prezzi, però è una realtà molto ma molto importante dal punto di vista economico ma anche sociale, perché i cittadini, ecco, si riappropriano di certi sapori, di certi valori. L'estate dà grandi prodotti, quindi sui banchi c'è grande scelta, grande varietà in questo periodo. In questo periodo sì, infatti anche i nostri agricoltori ne abbiamo 10 ed è c'è di tutto, dal miele, dai prodotti biologici, da frutta, verdura, formaggi. Le massaie possono venire tranquillamente nel nostro mercato perché troveranno di tutto, di grande qualità e a prezzi giusti.